Quest'oggi ho avuto l'onore di essere premiato a questa grandissima gara che veramente mi ha dato una grandissima soddisfazione per ben due volte e oggi questo premio mi gratifica molto. Ringrazio veramente tutti gli organizzatori di questo grande premio e anche gli amici Tarcisio e Gabriella, la moglie, che veramente mi sono stati anche molto vicini e ringrazio comunque anche Gianni Savio che veramente mi ha accompagnato a queste grandissime vittorie. C'è un particolare ricordo che tiene con sé di quelle due vittorie? Ma diciamo che il primo passaggio da solo sulla bocchetta ha avuto un significato veramente grande. È una salita importantissima, molto risentita da noi atleti. E passare per primo è stato veramente una grande soddisfazione. Oggi lei ha detto durante la presentazione che ora è passato dall'altra parte e quindi capisce quanto è difficile organizzare una gara. Certo, oggi non ci sono delle difficoltà veramente grandi e capisco che organizzare una gara di questo calibro non è facile. Ma voglio veramente ringraziare gli organizzatori e i volontari che sono il nostro patrimonio, che ci permettono di far sì che si riesce a realizzare questi grandi eventi. Quanto è cambiato il ciclismo da quel 2007-2008? Ma è cambiato tantissimo, soprattutto dai calendari, è diventato un ciclismo a livello mondiale molto più largo e le gare stanno avendo anche in grandissimi posti come i paesi arabi, anche in Russia, in America, in Inghilterra, e questo è un buon segno, però noi italiani stiamo soffrendo tantissimo perché questo è il nostro calendario storico, insomma, non è più valorizzato come era una volta. L'Appennino si vince più in salita o in discesa? Ma quando l'ho vinta io si vinceva in salita, adesso si vince non tanto in salita, si vince anche in discesa e nel rientro perché il recupero arrivare a Genova è un po' più lungo. Però comunque è sempre l'Appennino.